Io e la mia ragazza e un altro studente Club Six abbiamo già trovato i primi clienti per i siti web. Il nostro progetto per il 2023 è quello di trovare nuovi clienti per vendere siti, loghi e grafiche. Perché è facile dire, ah, io voglio avere successo su YouTube, io voglio fare questo, io voglio vendere questo prodotto digitale, voglio imparare un linguaggio di programmazione, voglio fare tantissime cose. Perfetto, ma ho le idee in testa chiare su che cosa devo fare ogni singolo step per poter raggiungere quell'obiettivo? Infatti io proprio l'ho intitolata questa lezione cosa ci aspetta nel 2023, ma in realtà quali sono i vostri progetti per il 2023? Perché questa è la domanda che io faccio a voi: quali sono i vostri progetti per il 2023? Partiamo prendendo un foglio bianco. Ragazzi, è un esperimento leggermente diverso dal solito, ma dobbiamo farlo insieme. Ci vuole un foglio bianco, ci vuole un qualcosa dove possiamo segnarci quali sono questi obiettivi che vogliamo raggiungere. Scriverli su un foglio è probabilmente la cosa più semplice che possiamo fare. Quando abbiamo questo foglio, dovremo creare un elenco. Partiamo da una lista di macro obiettivi. Per macro obiettivi intendo dire qualcosa di corposo, qualcosa che richiederà settimane se non mesi di lavoro per poterlo raggiungere. Potrebbe essere raggiungere i 100.000 iscritti su YouTube, potrebbe essere guadagnare X soldi, comprare una macchina, fare un viaggio, quello che noi vogliamo, ok? A questa lista dobbiamo dargli un voto di importanza. Dobbiamo capire che cosa è davvero importante per noi e che cosa non è importante. Dobbiamo capire entro quanto vogliamo raggiungere l'obiettivo. E poi, dopo che abbiamo individuato questo obiettivo, dobbiamo dividerlo in task. Lo so, faccio degli esempi stupidi, che uno dice, ma cosa c'entra con lavorare nel digitale, guadagnare online? C'entra perché il mindset deve essere sempre lo stesso. Voglio comprare un'auto nuova, voglio fare un viaggio, voglio trovare un nuovo lavoro, voglio passare più tempo con la mia famiglia, voglio perdere peso, voglio trovarmi una nuova ragazza o ragazza. Sono tutti obiettivi che io posso prefissarmi per il 2023. Quindi io vi chiedo, chiaramente molti di voi diranno, io voglio guadagnare più soldi lavorando nel digitale. È davvero capire cosa devo fare per raggiungere questo obiettivo. La prima cosa che bisogna fare, ragazzi, è creare un piano reale. Devi capire quali task, devi individuare quali task devi fare per raggiungere quell'obiettivo. Devi cercare e pensare quali sono gli strumenti di cui hai bisogno per farlo, perché ci sono degli strumenti che magari hai bisogno per realizzare quell'obiettivo, devi individuarli, devi capire di quanto tempo hai bisogno per realizzarlo, perché è facile dire voglio guadagnare più soldi, ma non serve a niente, soprattutto se non ho capito bene come devo fare per raggiungere quell'obiettivo. Facciamo un esempio semplice: voglio comprare un'auto nuova. Ragazzi, dovrò individuare quale auto voglio comprare, capire come voglio finanziare l'auto, dovrò mettere in vendita quella vecchia, magari la devo riparare, la devo ripulire, cos'altro devo fare? Il trapasso, non lo so, ci sono tantissime cose che devo fare, però io parto da quello che è il mio obiettivo generale e entro poi nel dettaglio nel dire ok, perfetto, ma che cosa devo fare? Lo stesso vale se devo fare un viaggio, devo decidere dove andare, di quanti soldi ho bisogno, avrò bisogno del passaporto, della visa, che cosa farò in questo viaggio? Anche qui, ragazzi, io mi devo concentrare in qual è il mio macro obiettivo, ma anche poi andarlo a dividere in modo che sia più concreto, andare in individuare tutti i task che devo fare. Voglio cambiare lavoro? La stessa cosa, ma quale lavoro voglio fare? Questo lavoro richiede un corso o una conoscenza particolare? Dove lo cerco il nuovo lavoro? Come mi preparo per il colloquio? Devo dare le dimissioni al vecchio lavoro? Sono tutte cose banali, ragazzi, però vi posso assicurare che è importante entrare in questo genere di mindset per cercare di fare in modo non solo di fare una lista di quali sono gli obiettivi che volete raggiungere, ma capire come li volete raggiungere, cioè che cosa pensate di dover fare per poterli raggiungere. Per esempio, voglio guadagnare online. Ok, ma quale servizio vendo? Ho bisogno di particolari strumenti o conoscenze per realizzarlo, venderlo? Cosa devo creare per vendere il servizio all'atto pratico? Cioè non devo solo pensare, ah, voglio vendere un servizio, a cosa devo fare esattamente, di quanto tempo ho bisogno per farlo. Faccio un altro esempio sempre, ragazzi, voglio perdere 5 kg. La prima cosa che dico è come? Beh, andando a correre, una cosa abbastanza banale, no? Quando? Ecco, già il quando diventa importante, perché è facile dire voglio perdere 5 kg, come lo farò? Ma andrò a correre. No, quando andrai a correre? Questo è il primo step che devi metterti nella testa. Non è solo che okay, abbiamo individuato l'obiettivo, perdere 5 kg. Ho individuato come, andando a correre. Adesso è arrivato il momento di metterlo in pratica. Devo dire, ok, andrò a correre, per esempio, ogni lunedì dalle 8 alle 9 del mattino e mi devo anche dare una scadenza. Devo raggiungerlo entro 2 mesi. Poi, chiaramente, quando io ho individuato questo obiettivo, devo anche pensare ad altre cose che ci sono attorno. Perché non è solo la mia azione, ma cos'altro posso fare? Sempre nel peso, posso smettere di bere Coca-Cola, posso mangiare più sano, ridurre l'alcol. Questo è un esempio, però per farvi capire
capire come dovete affrontare quello che è in generale di tutti quanti il sogno, quello di guadagnare più soldi lavorando nel digitale. Devo affrontarlo esattamente nello stesso modo. Così come io affronto, voglio perdere 5 kg, devo affrontare il voler guadagnare soldi lavorando nel digitale. Non posso non fare lo stesso processo. Quindi devo suddividere gli obiettivi in azioni. In azioni cosa significa? Che cosa devo fare? Devo trovare il servizio da vendere? Devo creare il prodotto? Devo fare la pagina di vendita? Devo fare la campagna di vendita? Ho bisogno di una visione di insieme che mi permetta di dire che cosa devo fare, faccia capire che cosa sto facendo in questo momento, quello che ho fatto e le idee che magari ho abbandonato. Questa è un'idea di rappresentazione di quelli che sono i task che mi permettono di raggiungere l'obiettivo che mi sono prefissato. Che cosa mi serve? Ok, quando io penso a questo task, devo pensare a che cosa mi serve. C'è qualcosa di cui è assolutamente bisogno per poter completare le azioni? Hai bisogno di un software particolare, un macchinario, devi imparare una skill speciale, seguire un corso, hai bisogno di comprare un libro particolare, c'è un qualcosa che ti manca? Ecco, devi pensare a che cosa ti serve ed eliminare tutte le scuse, perché molto spesso le si usano come scuse. Se avessi quello lo farei, se potessi fare questo corso, se potessi... Devi eliminarle le scuse. Quindi o trovi il modo di fare quello che ti serve, di ottenere il macchinario, il software che ti serve, oppure trovi una soluzione alternativa, ma devi togliere tutte le scuse. La scusa più comune, ragazzi, ve lo posso dire, vale anche per me, è quella del tempo. Perché uno dice mi serve il tempo per farlo, non ho il tempo per farlo. Come faccio? Pensa a come e dove troverai il tempo per fare questa azione. Perché è inutile, se fai una scaletta di dire quello che devi fare e poi vedi che non hai il tempo per farlo, non la farai. Quindi devi pensare a dove e come andrai a fare quel task. Individua un giorno della settimana. Io, per esempio, oggi ho dedicato la mia giornata a registrare un determinato tipo di contenuti. Mi sono prefissato che avrei fatto solo quello, ho cercato di eliminare qualsiasi tipo di distrazione. Ho scelto una data, ho detto oggi, questa sarà la mia data, devo scegliere il prima possibile. L'anno è lunghissimo, se molte persone affrontano il discorso del che cosa voglio fare nel 2023 con l'idea ma io ho 12 mesi di tempo, ragazzi, non farete niente. Scegliete una data vicina, inizio il prima possibile, la scadenza che entro x tempo avrò fatto questa cosa, avrò ottenuto questo obiettivo. È vero che si parla di organizzare i progetti del 2023. Il 2023 però ha un lasso temporale troppo lungo. Devo perdere 5 kg? C'ho 12 mesi per farlo, mica lo faccio adesso. Se è gennaio, devo riprendermi, fa freddo fuori, aspettiamo. Lo stesso vale per lavorare nel mondo del digitale. Scegli una data d'inizio il prima possibile. Rinviare non ti permetterà di raggiungere il tuo obiettivo. È abbastanza banale, ma è l'errore che facciamo tutti. Assicurati anche di non avere distrazioni. È inutile promettersi di fare una cosa in un determinato giorno, momento in cui sappiamo già che non potrò farla perché sarò distratto, perché avrò una scusa del mi hanno distratto. Sono io che mi devo creare la circostanza per non avere quel tipo di distrazione. Quindi detto questo, questa qui è la grafica che, onestamente, se io dovessi immaginare come andare ad organizzare i task, ok, per i singoli obiettivi che mi sono prefissato, è quella che io andrei a fare. Cioè andrei a fare un qualcosa che mi dice che cosa devo fare, un qualcosa che tenga traccia di quello che è in corso, che sto facendo in quel momento, quel giorno, quello che ho fatto e anche magari le idee che ho abbandonato che posso riprendere dopo. Questa qua un pochino è il genere, diciamo, di visualizzazione che mi piacerebbe trovare, ok? Vi dico questa cosa, ragazzi, io l'ho trovata su Notion, ok? Questo non è un video sponsorizzato da Notion, naturalmente non c'entra nulla, ma è la verità. Nel senso che uno strumento che mi ha presentato Emiliano mi ha detto, sai, guarda, c'è questo strumento molto utile, si chiama Notion. Io non lo conoscevo, devo dire la verità, non lo uso ancora abbastanza e sbaglio. Perché sbaglio? Perché è uno strumento utilissimo. Mi permette davvero di andare a creare molto, molto, molto facilmente la gestione per eseguire i miei progetti. E adesso vedremo insieme a voi i vostri progetti e vedremo di andarli a creare all'interno di Notion. Allora, vediamo un pochino quali sono gli obiettivi. Io e la mia ragazza e un altro studente Club Six abbiamo già trovato i primi clienti per i siti web. Il nostro progetto per il 2023 è quello di trovare nuovi clienti per vendere siti, loghi e grafici. Allora, come faremo noi? Noi lo chiameremo Catch for Home Kids, ok? Creazione, no, vendita, servizio, realizzazione, siti web. Noi che cosa andremo a fare? Sarà molto semplice, ragazzi. Per esempio, se io voglio vendere servizio e realizzazione siti web, di che cosa avrò bisogno, ragazzi? La prima cosa che io mi sento di dirvi è che avrò bisogno di un sito web portfolio. Ciao ragazzi, scusate l'interruzione, ma questo video che avete appena visto è un assaggio di una delle tantissime lezioni che teniamo all'interno di Club Six.
e chiaramente il contenuto poi è riservato soltanto agli studenti. Questo perché noi quello che facciamo in queste lezioni è proprio aiutare in modo concreto i nostri studenti. Andiamo ad analizzare quali sono le loro esigenze, andiamo ad aiutarli e mentre aiutiamo loro, aiutiamo anche tutti gli altri studenti che partecipano alle live, come in questo caso, proprio perché moltissime persone, i dubbi, come posso dire, sono sempre gli stessi ragazzi, no? Tutti quanti ci chiedono, ok, ma come devo fare a iniziare? Come posso fare successo? Come posso vendere questo servizio? Cosa devo fare? Quali sono gli step? Ed ecco perché facciamo queste lezioni settimanali, proprio perché vogliamo aiutare più studenti possibili a raggiungere il loro obiettivo velocemente. Quindi questo contenuto, ragazzi, è riservato soltanto agli studenti Club 6. Per chi fosse interessato, lascio in descrizione un link a una guida completamente gratuita su come avere successo su YouTube, che è il primo passo, secondo me, per poter poi entrare nel mondo del lavoro digitale. Ok? Vediamo subito che cosa bisogna fare a livello concreto per raggiungere questi obiettivi. Dimentichiamo il fatto che è un nuovo anno, è il 2023, e di dire ah, raggiungerò questo obiettivo nel 2023 perché è un lasso temporale troppo lungo. Concentriamoci su micro obiettivi, micro task con date di scadenza molto strette. Questo mi permetterà, da parte mia, andando a completarli uno a uno, di raggiungere poi l'obiettivo senza neanche rendermene conto. Allora, Mauro dice: Samuel, anche io ho realizzato il sito web per vendere i miei lavori. Ma oltre ai social, come fare per attirare clienti? Forse migliorare la comunicazione? Allora, Mauro, ti faccio una domanda. Tu esattamente cosa stai vendendo?